Parliamo del Marsala 1912 con questa trattativa in corso di Luigi Vinci che vuole acquistare le sorti del Marsala per riportarlo dove merita. Luigi Vinci, buonasera, grazie di essere con noi. Ciao, grazie a tutti voi. Ecco, questa trattativa come andrà a finire? Si farà l'accordo? Ma io spero di sì, però io faccio la mia proposta, poi devono essere loro a doverla accettare. Ecco, questa. Sicuramente non sono obbligati a farlo, però devono valutare un attimino per caso. Trattativa a che punto è, Luigi? Ma siamo nella fase che io aspetto la risposta da loro. Le ho detto qual è la mia intenzione, qual è la mia proposta, la devono valutare, dopodiché mi devono fare sapere. Ecco, eventualmente si partirà di Eccellenza oppure Serie D? No, sicuramente opteremo per fare il ripescaggio in 3D e fare una squadra diciamo che stia al vertice del campionato. Ecco, il suo progetto quale sarà? È quello di portare il Marsala alle categorie che merita nell'arco di qualche anno, come avevo detto prima, perché un blasone come Marsala non può giocare in eccellenza, ma almeno dovremmo parlare di Lega Pro. Ecco, quando si dovrà aspettare ancora? Perché noi tifosi siamo in attesa di capire quale sarà il futuro. Ma questo non dipende sicuramente da me, perché io aspetto la risposta nell'immediato, dipende da quello che la Borgata di Gerardi deciderà. E spero che si deciderà il più presto possibile, perché per programmare un campionato ci vuole tempo, quindi Esatto. perdere tempo non gioca nessuno. Ecco, vi siete incontrati con Gerardi? Sì, ci siamo incontrati mercoledì scorso, poi abbiamo parlato giovedì e, come ti dicevo prima, aspetto che mi diano una risposta definitiva, risposta che dovrà arrivare oggi, ma ancora non è arrivata. Aspettiamo ancora, aspettiamo, speriamo che questo accordo si possa portare avanti e speriamo che il Marsala possa tornare dove merita. Ma questo è che lo auguriamo fondamentalmente per tutti i tifosi e per la città di Mustafa, che merita sicuramente altre categorie. Grazie Luigi, ci sentiamo, buona serata. Grazie a te e a tutti quanti, buona serata.